Buon martedì, buon inizio weekly vlog. Sono stata in giro questa mattina al mercato perché su Instagram, su TikTok faccio un sacco di contenuti sul mercato. Sono un po' di corsa oggi perché oggi pomeriggio abbiamo una cosa fighissima e andremo in un transfer privato a Bergamo. Andiamo a Bergamo, abbiamo un evento, vi faccio vedere direttamente dopo di chi sarà. Avete visto che ho fatto la spesa? Esselunga. Allora, sinceramente sono un po' così anche perché sono stata lì alla cassa dell'Esselunga tipo per, non lo so, 20 minuti ad aspettare che arrivasse un cavolo di assistente perché mi si era bloccata la cassa. Io avevo scannerizzato tutte le cose, dovevo solo pagare. Bloccata la cassa, non arrivava nessuno, non c'era nessuno, un casino. Facciamo un bel respiro. Respiriamo, siamo carichi. Oggi pomeriggio sarà fighissimo, mi devo preparare, truccare e sistemare. Ma ora svuota la spesa. Iniziamo con il caffè, che eravamo senza, raga. Un giorno senza caffè, io lo sento subito. Non è che mi sveglia, è proprio il fatto di prendere il caffè. È proprio una cosa che mi piace fare, un'abitudine. Solita insalatina preparata, pronta. Raga, questa volta ho preso loro gnocchi con la zucca, erano scontati 2,07 euro. Sono tipo 400 grammi, quindi due porzioni. Li avevo già assaggiati questi gnocchi di questo brand, ma non con la zucca, e mi erano piaciuti un sacco, quindi li ho visti in sconto e li ho presi. I ceci, ho preso questa linea Smart. Ditemi cosa ne pensate di questa linea, se siete, se la conoscete. Di solito è quella più economica. Io sono parsimoniosa come persona, mi piace spendere il giusto per le cose, però non ho mai provato questi e quindi ho detto senti, li provo e valuto. Tra l'altro non avevo neanche molto tempo di guardare gli ingredienti, ma ceci secchi, acqua e sale, quindi direi che vanno bene, pagati poco. Stessa cosa per, ecco già, forse questo da capire, tonno al naturale, tonno, acqua, sale, ma direi che ci può stare. Poi raga, ho preso, guardate qui, le capsule di Starbucks. Guardate, cioè io amo Starbucks, è uno dei miei brand preferiti, lo sapete, ci vado spesso, andiamo sempre insieme nei weekly a prendere il caffettino. Era scontato all'Esselunga, guardateci anche voi se nei vostri Esselunga sono scontati, dovrebbero esserlo, 2,99 euro invece di 4,99 euro, quindi l'ho preso subito. Poi ovviamente le uova, per me è super importante da avere ogni mattina per la mia colazione salata, e infine una mozzarella sempre di questo marchio Smart. Proveremo. Ora procediamo con la giornata. Avete visto che oggi sono sincera, sono un po' più scarica in questo momento, ma ci caricheremo sicuramente. Questo è il mio outfit di questa mattina, quando tipo devo fare le commissioni, le cose veloci, mi vesto super easy. Ho tirato fuori la giacca in denim di mio babbo, questa è vintage, bellissima, extra large, comodissima, cioè la adoro. Bello il fatto che ci sia il tempo finalmente di indossare le cose primaverili, sono super contenta. Poi abbiamo la felpa di filo che io ho rubato appunto per stare bella oversize, e i miei soliti leggings comodi. Sì, comunque si vede che è tornato filo, perché nella scorsa settimana filo l'avete visto poco, perché poi dopo sono andata a Bologna, nel weekend lui non c'era, è tornato e lascia tutte le cose in giro come al solito. Bene, ora vado a pranzare. Anzi, prima di pranzare vi faccio vedere la triste verità, a parte questo che devo metterlo via, e tutti i prodotti del Cosmoprof sono ancora qua, perché devo sistemarli bene. Eccoci qui, siamo uscite, mi sono preparata, mi sono fatta i boccoli oggi. Siamo pronti per andare a Bergamo. Ragazzi, eccomi qua a Bergamo, siamo al Bath & Body Works, negozio qua a Bergamo, vi giuro, siamo entrate tipo nel mondo fighissimo di Bath & Body. E è pazzesco, abbiamo sentito un sacco di aromi diversi, nuovi, eccoci. Cos'è che è questo? Raspberry? No, black cherry! Innamorata lei. Tra l'altro hanno fatto tutte queste novità per l'uomo, tipo questo al drink old fashion, bourbon, cioè raga, dovete venire in negozio a sentirle perché sono pazzesche, vi giuro. Bellissime, guardate anche questi pack marmo, che belli. Infatti stavo pensando che tipo tra poco sarà la festa del papà, la festa della mamma, no non è vero, la festa del papà c'è già stata. E sono tutti regali pazzeschi secondo me, wow, tipo, cioè, leather and branding.
Cioè, ho beccato proprio quello che piace a te. Sì. Anche il mio è uguale. E allora piace a noi. Hello amici, sono tornata a casa e sono un po' stanca, sono tornata che è mezzanotte, siamo state praticamente sono uscita di casa alle 4:30 e siamo tornati ora a mezzanotte perché abbiamo fatto un sacco di attività, appunto tutto organizzato da Bath & Body Works, che io adoro come brand, cioè vi giuro è uno dei brand che conosco da più tempo perché io seguo ancora adesso le youtuber americane e loro facevano sempre degli haul di Bath & Body Works ai tempi, no? Ditemi se anche voi li guardavate, se li guardavate vi voglio bene perché cioè, ci capiamo e abbiamo la stessa passione per YouTube, bella forte. Le ragazze dell'agenzia che gestiscono la pagina e tutto il marketing di Bath & Body Works ci hanno presentato tutti i prodotti, tutte le novità e ci hanno lasciato un regalino che ancora non ho aperto, però hanno detto che l'hanno selezionato in base ai miei gusti. E tra l'altro dopo siamo state a, diciamo, cena da Starbucks, era una cena molto easy e vi faccio vedere perché era rimasto qualcosa e le ragazze ci hanno voluto lasciare le cosine, insomma, così domani abbiamo il pranzo fatto. Vediamo insieme cosa c'è in questo sacchetto di Bath & Body Works. Tra l'altro sono troppo felice perché sono uscita con la mia giacca in similpelle bellissima, con le frange, la amo, presa su Vinted. Unboxing time! Vediamo, innanzitutto una cosa che non è... Oh raga, mi hanno messo questo che ha un odore pazzesco. Praticamente questo è il loro sapone per le mani, che sono bellissimi i loro saponi perché sono tutti colorati, tutti di colore, cioè veramente per ogni gusto. Se amate le fragranze, i profumi come me, impazzirete. Per me questi sono tipo i regali più fighi da fare, tipo alla mamma, alla zia, però quando non sapete cosa fare, cosa regalare, questi sono pazzeschi perché proprio sono particolari come profumazioni. Questo ad esempio è Black Cherry Merlot e questo è un appunto sapone mani schiumogeno, infatti fa la schiuma. Fa molta schiuma, è molto molto carino anche esteticamente, io amo il viola, lo sapete. Poi abbiamo qui, tra l'altro in questi giorni vi sto mettendo in questa posizione, vabbè non mi interessa, non ve lo sto neanche dire, però mi si sono fulminate tipo le lampadine LED di qua della cucina, dobbiamo sistemare questa cosa perché sennò di solito vi tengo tipo delitte. Attiamolo insieme. Comunque la Carolina del passato che amava Bath & Body Works sarebbe fiera della Carolina del presente, che praticamente sta collaborando col brand Bath & Body Works, cioè è incredibile per me. E anche con Starbucks praticamente sto avendo questa collaborazione. Non è una collaborazione pagata, io ve lo dico, in modo anche per farvi capire comunque come funziona il mio lavoro, come scelgo di gestire le cose. E però, raga, che dire, questo è un brand che amo da sempre, sono proprio legata. Abbiamo la loro nuovissima novità dedicata alle stelle, infatti siamo state nell'osservatorio tra l'altro stasera. Prismatic Stars, questa è una body cream, lei, tra l'altro io adoro, cioè anche in questo momento, la sera prima di andare a dormire mi metto sempre una crema di Bath & Body alla vaniglia. Abbiamo la loro mist. Sono appunto Bath & Body anche famoso per le miste, che sono degli spray che tu sprayzzi in tutta la casa, comunque ti sprayzzi addosso, si possono utilizzare anche proprio come profumo e sono pazzesche, mi piace un sacco. Infine abbiamo lo shower gel, quindi il bagno doccia classico, va benissimo sempre, non va mai a male, anzi lo stavamo anche finendo, quindi buonissimo, tutto appunto della stessa linea. Raga, cioè se avete un Bath & Body Works vicino andate e fatevi un tour di tutte le fragranze, fate dei regali lì, festa della mamma, festa del papà, per tutte queste occasioni secondo me sono top. C'è anche la linea uomo, tra l'altro ora ce ne sono pochi aperti in Italia, però mi hanno spoilerato che presto arriveranno anche tantissimi altri Bath & Body Works. Spero tantissimo che arriverà da ognuno di voi nelle vostre città, ma sicuramente arriverà prima nelle città più grandi. Comunque io adesso vi saluto, mi strucco, tolgo le lenti e vi auguro buonanotte, ci vediamo domani. Buon dì,
Buon mercoledì, stiamo andando all'evento di Sephora per la collezione primaverile. Io sono super curiosa, amo ogni volta quando fanno appunto questi eventi. Sto guardando un po' i lati perché sono quasi arrivata. Mi sono preparata stamattina abbastanza velocemente ed eccomi qua pronta. Sono tipo le 11:30, quindi andiamo a scoprire tutte le novità beauty per il 2023, estate, primavera-estate. E raga, quanto è bello il fatto che sto uscendo solo con il blazer! Adoro! Buon inizio primavera a tutti, è la mia stagione preferita, se non lo sapete ve lo ripeto. E sì, sono molto carica. Allora, qua mi vedo più luminosa, può essere? Sì, è quello che dobbiamo vedere. Non, ok. Non mi piace. No, mi vedo più luminosa. Guarda, qua mi vedo un po'. Occhiaia. Esatto, guarda, è rigita. Qua si accentua e anche le nasolabiali. Cos'è? Non ti spiego. Così, è come se mettiamo una luce davanti, come se mettiamo una ring light. Sì, sì. Eccoci qui, allora sono tornata da un pochino, dall'evento di Sephora, è stato incredibile perché innanzitutto ho visto un sacco di persone e sì, in questo momento sono abbastanza morta. Fate conto che ora sono le 6, anche perché sono arrivata tipo a casa alle 5:30, sì, tardino. Lì ho visto veramente tutti. È sempre bello fare questi eventi, questo di beauty di Sephora, raggruppa veramente tanti creator, tante persone che magari con cui ti scrivi ogni tanto ma non riesci mai a beccarti. Questo è proprio il momento giusto, è così bello appunto che io sono rimasta a chiacchierare e prima con una persona e poi con l'altra e con tutto, è stato bellissimo, mi ha un po' tolto l'energia adesso che sono arrivata a casa così, perché comunque ho parlato davvero di tutto con tantissime persone. Sono stata con Eleonora, la mia amica, con Iris, con Francesca Fralò qua su YouTube, poi c'erano anche, vabbè, dopo è passato Nicolas, poi anche la zia Charlie, veramente tutti, cioè ho visto un sacco di persone, anche Eleonora, Deborah, veramente sono stata super felice. Ora io mi riposo, sinceramente devo anche preparare lo zaino perché domani mattina ho il treno alle 7:05 di mattina per andare a Rimini e stasera io e Filo facciamo una cenetta romantica, una serata romantica io e lui qua a casa, perché è un po' che io e lui non stiamo un po' insieme, tranquilli, siamo sempre tutti e due un po' di corsa con tante cose da fare e quindi oggi ce lo siamo imposto praticamente, questa serata sarà una serata per noi. Eccomi qua, allora mi sono ripresa un pochino, sto aspettando Filo, non so come ho messo il rossetto perché ho mangiato, insomma ho fatto cose. Ragazze, volevo farvi notare i miei capelli che sto amando e volevo dirvi l'esperienza che ho fatto oggi appunto da Sephora. Ho fatto l'analisi del capello e sono rimasta davvero colpita, non solo io ma anche la ragazza che mi ha fatto l'analisi, lei è esperta appunto del capello, ha analizzato proprio le punte e il cuoio capelluto e ha notato soprattutto nelle punte che nonostante il mio capello decolorato il capello è sano, non è sfibrato, non è
assolutamente danneggiato, cioè è leggermente danneggiato, ma mi ha fatto proprio i complimenti sul capello, su quanto è bello, forte e luminoso, e mi ha anche chiesto: ma caro, tu prendi degli integratori? E ragazzi, io sì, li prendo, se non lo sapete ve lo dico, è da tipo agosto dell'anno scorso che appunto sto utilizzando gli integratori di La Shire Beauty, ve ne avevo già parlato in realtà, quindi se per le più attente lo sapete. E sono pazzeschi, veramente. Io soprattutto lo dico a tutte le persone con cui parlo, anche oggi l'ho detto tantissimo, sotto la doccia soprattutto, quando andavo in passato a pettinare i capelli dopo il balsamo, dopo la maschera, mi rimaneva proprio il batuffolo di capelli che dovevo togliere dalla spazzola, e c'era un bel po' di capelli, no? Tutti raggrinzati, tutti ingarbugliati. Mentre adesso, da quando ho iniziato appunto ad assumere gli integratori di La Shire Beauty, mi trovo da Dio, e raga, vi giuro, ogni volta che faccio la doccia, cioè mi pettino e mi rimangono tre capelli letteralmente in croce in mano, proprio tre fili, tre peli, cioè niente. Ogni volta per me è tipo uno shock, perché è incredibile, cioè non mi era mai successo in vita mia questa cosa, e sono proprio sicura, e me l'ha detto anche la ragazza oggi, me l'ha confermato, che è proprio per gli integratori, che oltre comunque ai prodotti buoni, giusti per il capello, è proprio anche la cura dell'interno del capello che è importante. Adesso vi faccio vedere proprio gli integratori che uso io. Io uso proprio loro Good Hair, che sono integratori proprio specifici per rafforzare il capello, renderli più belli, più luminosi, più forti. E le amo veramente, dovete assolutamente provarle se cercate cose simili, se volete rafforzare il capello magari vista della primavera, dell'estate. Io solitamente faccio un ciclo di 3 mesi, poi stop e poi ricomincio magari dopo 1 o 2 mesi. Mi sto trovando da Dio, e tra l'altro sono super contenta perché tanti di voi mi avete detto che anche solo dopo un mese avete già visto dei risultati. Vi volevo far vedere le caramelline. Sì, perché praticamente sono delle caramelline gommose, proprio buone. E la novità adesso, incredibile, è che sono senza zucchero, proprio le nuove Good Hair che trovate in questo momento sul sito sono senza zucchero, e hanno migliorato ancora di più la formula perché hanno inserito l'ingrediente Equiseto, che è un ingrediente che stimola ancora di più il cuoio capelluto, e quindi sarà ancora più performante, ancora più potente l'assunzione di questi integratori. Sono super super contenta di consigliarveli. Io sono sempre in tutta la mia vita stata scettica per integratori, insomma queste cose qua, ma questo, il brand proprio si trova in parafarmacia. Io ho anche un codice sconto che è Carolina10, ragazze mi raccomando, cioè se vi serve qualcosa prendetelo, sfruttate il codice adesso che ce l'abbiamo, fatemi sapere cosa prenderete, se avete delle domande ci sono. E quello che vi consiglio di prendere di più in assoluto sono questi integratori per capelli, quelli per 3 mesi, così li provate proprio per 3 mesi per avere quel bel effetto wow, quell'effetto forte, luminoso ai capelli. Veramente io non ne posso più fare a meno ormai. Ovviamente vi lascio il link in bio con anche il codice sconto, ve lo riscrivo lì così avete tutto lì. Fateci un sito, buono shopping, e fatemi sapere appunto come vi troverete poi. Chi viene a chiesa? Sono zovese. Perché sei romagnoli? Sì, non si apre. Io che uso la lucina per fare più vibrosa. Ah sì, ti stiamo guardando tutti te. Oh. Così mi metti soggezione. Mi mettete soggezione. Non sei nosa tappo? No. Ta-da! Non sono un sommelier, va bene lo stesso. Sì. Arrivata Rimini! Allora, oddio, i dossi, e già lo stiamo a Milano. Sto mandando una barrettina, sto alle 11:15, mi è venuta a prendere mio babbo. E adesso siamo nel furgoncione, perché lui ovviamente è in orario lavorativo, mi è costato un attimo a prendere, mi lascerà a casa, così lascio la valigia, le cosette. Non ho tante cose dietro in realtà, però nella valigia ho delle cose che voglio lasciare qua. Comunque, a pranzo ci aspetta mia nonna, che ha fatto le tagliatelle. Allora, adesso mi sono spostata in macchina, sono venuta dove, nel paese dove abita mia nonna, che appunto ci aspettano le tagliatelle. Ecco le tagliatelle. I vostri gusti. Allora, questi quanto sono? Cavolo, se lo sapevo glielo dicevo. Ecco cosa si fa a casa della nonna dopo mangiato, dopo il caffè, dopo tutto, alle 3 tipo.
dopo che abbiamo fatto le chiacchiere con mia cugina e tutto. Ragù, spadellatina di ragù della nonna, buonissimo. Ragù romagnolo, buonissimo. Nonna, è buonissimo. Che buono. Allora, oggi è venerdì, io mi sto per truccare, mi trucco con voi. E allora, vi spiego. Praticamente questa settimana sono tornata dai miei genitori a Rimini, in provincia di Rimini in realtà, perché questa sera ho una laurea, una festa di laurea di uno dei miei più cari amici e appunto dovevo assolutamente esserci, ovviamente. Domani mattina alle 7 di mattina ho il volo. ho il treno per tornare a Milano. Sono dei giorni un po' frenatici. Però mi sono, tipo ieri, mi sono presa un giorno tranquillo per stare con la mia famiglia. Sono stata con i miei nonni, i miei cugini. È stato veramente bello, mi serviva. Uso intanto, vi faccio vedere, il fondotinta appunto di Saint Laurent Beauty. Ve ne avevo già parlato e raga, mi piace un sacco, sto utilizzando solo questo. Adesso è pomeriggio e voglio fare la base che mi durerà anche per stasera per la festa di laurea. Oh mio Dio, ho fatto cadere la luce che sto utilizzando per avere più luminosità, perché qua in casa dei miei non ho più praticamente, ho la ring light ma ho perso tipo il cavo. Vado, provo a truccarmi con questa luce utilizzando questo fondotinta. Mi piace un sacco perché è luminoso, leggero, però comunque copre, mi piace veramente tantissimo. Direi che ha una copertura media ed è perfetto proprio per la mia tipologia di pelle, le mie esigenze. Io ho la pelle secca. Tra l'altro mercoledì all'evento di Sephora mi hanno analizzato la pelle. È stato super figo. I pori li abbiamo tutti, ovviamente. I miei però sono un po' da curare. Io ad esempio uno step della skincare routine che non faccio mai è l'esfoliazione. Oppure lo faccio proprio quasi mai, cioè è molto raro. E invece d'ora in poi devo iniziare a integrarla nella mia skincare routine per sfogliare la pelle, migliorare la grana e illuminarla ancora di più. In realtà mi sono stati fatti i complimenti per la mia skincare e per quello che faccio, perché comunque la mia pelle è molto sana, molto bella, nonostante il mio passato in cui ho sofferto anche un po' di acne nelle guance. E tra l'altro, come vi avevo già parlato in un altro weekly vlog, ho sofferto anche di acne sulla schiena. E in questo momento sta migliorando sempre di più, è un processo un po' lento comunque per chi ha l'acne lo sa, però insomma l'importante è che noi ce ne prendiamo cura e diventiamo consapevoli di cosa dobbiamo fare e farlo. Sempre dalla mia makeup bag, me la porto sempre in viaggio e tra l'altro vi devo dire una cosa, ascoltate bene, preparatevi più che altro, non ve l'aspettate. E prendo il correttore, uso lui di NYX, il Bare With Me, quello un po' siero. È molto molto naturale, levigante, leggero, non fa effetto, non entra nelle pieghette, è davvero bellissimo. Io ora come faccio? Provo. Uso sempre lui da tantissimo tempo ormai. Ora facciamo così, mi trucco velocemente, velocizziamo il tutto. Così poi vi faccio vedere il make-up finito di oggi, che praticamente è il mio everyday make-up, e vi spiego cosa andremo a fare in questa giornata. E capelli fatti, così almeno sono pronta per stasera, per questa giornata, oggi pomeriggio. Raga, volevo assolutamente ricordarvi e farvi rivedere che io queste onde qua, che tanto so che mi verrà chiesto, le faccio con questa piastra qui che trovo sempre su Amazon, cioè io l'ho comprata su Amazon un botto di anni fa, ma c'è ancora adesso tipo super scontata, costa pochissimo. Tra l'altro vi metto qua sotto in descrizione la lista dei miei preferiti Amazon, perché in questi giorni, vi scrivo proprio quale date, ci sono le offerte di primavera, quindi tantissimi prodotti beauty, skincare, make-up, cose per il viaggio, veramente tantissimi prodotti, sono
super scontati, ancora di più rispetto ai soliti sconti di Amazon. Quindi fateci assolutamente un salto, approfittatene, perché anch'io farò tantissimo shopping in occasione dell'offerta di primavera Amazon. Non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, vi dico solo che se fate un piccolo acquisto tramite il mio link, la mia vetrina, comunque beh, viene riconosciuta una piccolissima percentuale, quindi vi ringrazio per questa cosa se lo fate, perché comunque sostenete il mio lavoro, i contenuti, e comunque sapete che vi consiglio e vi metto solo cose che io amo alla follia. E una cosa che amo alla follia è proprio questa piastra qua. La adoro, la faccio sempre quando torno qua a Rimini. Eccoci, tornata a casa, mi sono cambiata, pronta per la serata. Allora, ho pensato in realtà di concludere il video qua, perché vi giuro, stasera sarà una serata bella intensa, me la voglio godere con i miei amici, voglio godermi la festa di laurea e in più non avrei il tempo di filmare e poi editare il video, perché raga, io domani, sabato 25 marzo, parto, vado a fare un altro viaggetto, andiamo io e Filo. Non vi svelo la meta qua, però la vedrete prestissimo, e se mi seguite su Instagram siete fortunate perché l'avrete già visto. Vi faccio vedere comunque, ho preparato tipo tutta la valigia per andare via domani mattina alle 7 di mattina, ho il treno. Infatti ho messo tutto in una valigia alla fine, perché avevo portato delle cose da lasciare a casa dei miei, e oggi sì, lo shopping l'ho messo lì, e penso che riesco a chiudere lo zaino tutto così, in modo da avere solo la valigia in mano e la borsa, e lo zaino chiuderlo all'interno della valigia, perché è proprio vuoto. Penso di potercela fare domani mattina. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo weekly vlog fino a qua. Se siete arrivate fino a qua, commentate con un cuore lilla, un cuore viola, e lasciate un mi piace per supportarmi. Noi ci vediamo venerdì nel prossimo video. Un bacio!